2011. Adesso Ungaro, questo retropassaggio, sbaglia l'appoggio, ne approfitta Rantier, siamo al limite dell'area, parte una traversone, Girardi va sulla sfera, colpo di testa, rete! Rete! Domenico Girardi si presenta così! Fiore, poi De Rose, siamo al limite dell'area di rigore, ancora De Rose, il tiro, Premek! Chiaretti del traversone, palla sotto porta, esce il portiere, blocca, ancora Girardi! Parte più con il destro, bensì col sinistro, il numero 10, poi parte il traversone, re, palla fuori! Cerca di intercettare, ancora Chiaretti che va sul limite dell'area di rigore, poi conclusione, è grande paratone! Un break, attenzione ancora il Taranto pericolosamente in avanti, Girardi, Rantier, il tiro e la parata. Rantier, la posizione regolare, se ne va il francese, entra in area di rigore il numero 11 del Taranto, Rantier, il tiro e pallone fuori di poco. De Rose parte il traversone, colpo di testa di Dideo, poi il, la sforbiciata di Migliaccio, pallone sul fondo. Zero da Hood, Stefano Fiore. Attenzione, Cutrupi già ammonito. Fallo su Fiore, espulso Cutrupi. Sì, che se ne va in contropiede, sì contro Wagner, uno contro uno, attenzione ad Osman, sì, sì, il tiro e la parata! Salta Giorgino, si porta il pallone sul sinistro, poi la posizione regolare, il tiro e la parata di Bremek. Della Cosenza
abbastanza esausto, non ce la fa più, parte un cross, Panarelli allontana male, attenzione, il tiro deviato, pallone sul fondo, che sofferenza! Ancora terzo minuto di recupero, parte un traversone, calcio di rigore. L'ha parato! Bremek ha parato il rigore al 94esimo contro tutto e contro tutti. San Nicolas Bremek, santo subito. Qualcuno già sta pensando a ribattezzarti San Nicolas, come va? Ah, direi bene, no? Dopo questa vittoria che abbiamo fatto in casa, che era molto importante, in più poi questo rigore parato all'ultimo minuto, direi che sono abbastanza contento. L'immagine più bella, al di là della parata, è stato quello che è accaduto dopo. Tutta la squadra, tutte le persone che erano sul campo sono venute ad abbracciarti. Anche il presidente ha voluto dirti grazie per questa straordinaria parata che poi ha regalato i 3 punti al Taranto. Che emozioni stai provando? Sono emozioni indescrivibili, perché non capivo più niente dopo. Cioè, quando ho fissato la fine, ho visto tutti i ragazzi venire contro. Sembrava una finale della Coppa del Mondo, più o meno. Però ci sta, all'ultimo minuto... Cioè... È una cosa bellissima per me. Dice la verità, avevi intuito oppure hai scelto un angolo e ti sei gettato lì? No, dicevo anche gli altri, io ho scelto di portarlo a destra perché l'anno scorso aveva tirato qua alto sulla sinistra, quindi ho fatto un paio di finte per portarlo a tirarlo a destra. Ma hai detto qualcosa ai Biancolino, perché su 2 rigori calciati qui a Taranto non ne ha azzeccato neanche uno? No, figurati, non ci ho più pensato a niente dopo il rigore. È stata comunque una sofferenza, Nicolas. 25 minuti, 10 uomini e il Cosenza che si è fatto avanti in più occasioni. Questa partita però doveva essere portata a casa nella sua globalità, i 3 punti dovevano essere del Taranto. Sì, sicuramente, come anche la partita a Gela con un uomo in meno. Però questo ci fa diventare più forti, penso mentalmente, che riusciamo a capire quando dobbiamo soffrire e quando no. Per cui sono stati anche bravi ragazzi, per dire, con un uomo in meno, Giorgino che ha fatto una partita, corre a destra e a sinistra, per cui bene, bene, mi piace così. È un Taranto diverso? Sì, credo di sì, con i nuovi acquisti e un altro tipo di mentalità è un Taranto diverso. La tua parata, questa grande prestazione anche per cacciare via definitivamente qualche voce che nell'ultimo periodo avrebbe detto che Bremek era in cerca di un'altra squadra o comunque ti voleva vedere lontano da Taranto? Guarda, questo io non ho sentito nessuno, io ho firmato qua per questo anno un altro, quindi c'ho la testa qua a Taranto. Questa è stata una grande vittoria, l'abbiamo chiesto anche ai tuoi compagni di squadra e anche al mister, stiamo facendo un giro di dediche, dedichi questa parata, questo rigore neutralizzato a chi? Tutti i miei compagni, perché abbiamo sofferto dei momenti non facili e quindi siamo andati avanti, ho lavorato bene lo stesso e poi vengono i risultati fuori. Ma c'era il rigore, Nicolas, una battuta alla fine? Non so, dovrei rivederlo, però secondo me sì. Rivedere anche la parata magari? Sicuramente. Prima partita e primo gol in rosso-blu per Domenico Girardi. Con il suo colpo di testa ha contribuito in maniera determinante ai 3 punti per il Taranto. È andata bene, erano 8 mesi che non giocavo. È stata dura, però l'importante è che la prestazione della squadra è stata positiva, per come se ne hanno messe cose alla fine. Portare 3 punti a casa oggi penso sia oro, però è un punto di partenza oggi, però pensavo che fosse meglio giocare in casa con questo pubblico, però come devo dire, non voglio fare una polemica, però vedere una piazza del genere con 2.000-3.000 spettatori è dura. Spero di, adesso penso già fra 3 settimane andare ad Andria a vincere, almeno quando ritorniamo in casa a vederlo pieno. La prestazione penso sia stata positiva, ma non soltanto personalmente, penso di dal primo al 18esimo, anzi dai 20 convocati, anche quelli che erano in tribuna, si è vista alla fine penso l'esultanza sulla parata di Nicolas, no? Penso
un gruppo del genere non l'ho mai visto. Siamo compatti, abbiamo un obiettivo, penso che sia unico per tutto l'ambiente, dai tifosi, la società, la squadra. Bisogna remare dalla stessa parte per raggiungerlo. Premio migliore in campo Birra Raffa a Luca Schiaretti. Il giocatore brasiliano si presenta ai nostri microfoni appena terminata la partita, maglia sudata e i segni di una gara combattuta fino alla fine. Io inizio ringraziando a Dio perché veramente abbiamo meritato questa vittoria. E c'era bisogno, e sinceramente per me è un onore fare parte di questa società, di fare parte di questa squadra, rappresentare questa città, perché io voglio vedere questo stadio pieno. È questo che vogliamo noi, tutte le squadre, e abbiamo giocato oggi tutti insieme, abbiamo sudato la maglia, perché è così, se vogliamo arrivare lontano è così, non c'è altro da dire. Rispetto alle altre partite abbiamo visto un Taranto ancora più affamato, il Taranto che aveva più fame di gol, più fame di vincere. Alla fine è stato bravo il Taranto, anche nonostante la difficoltà, un uomo in meno e poi rigore all'ultimo istante. Che cosa avete provato in quei secondi? Io posso dire che noi stiamo cercando di capire quale cosa che dobbiamo fare in campo. Abbiamo allenato bene la settimana e stiamo provando a quello che stiamo fare in allenamento. Purtroppo abbiamo un'altra partita che abbiamo giocato con un uomo in meno. Cioè, è così, nella difficoltà abbiamo sofferto, però siamo riusciti a portare i risultati positivi a casa. Come ho detto, cioè, questa squadra sta cambiando molte cose e è così che dobbiamo essere fino alla fine. Sì, penso mi ha fatto 80 minuti da oggi dalla grande squadra. Pecchiamo che non chiudiamo le partite, perché oggi potevamo fare una decina di gol. In fase di possesso siamo stati grandi, anche in fase di non possesso ho visto un'ottima partita. Purtroppo, l'ho già detto, secondo me gli arbitri non ci hanno preso tanto a ben volere, perché ogni mina cosa espulsione o rigore, dai, un po' troppo, anzi non va bene, però grande carattere, non c'entra il rigore alla fine, li abbiamo sovrastati in tutto e per tutto. Quindi il suo commento a questa partita un po' così rocambolesca per come stava andando a finire? Rambolesca, sì, forse molto. Fino al gol che abbiamo creato noi al Taranto la partita è stata equilibrata. Poi la squadra, sono iniziate le paure, le tensioni, si giocava con frenesia. Abbiamo fatto creare al Taranto altre diverse occasioni per errori nostri, per frenesia, per non tranquillità, per non lucidità, per nervosismo. Due trequartisti davanti all'unica punta, come è andato? Quello che stiamo provando all'inizio dell'anno, loro, Lucas per caratteristica è il suo ruolo naturale, Julien veramente ha avuto un cambiamento in positivo nelle ultime 3-4 partite, frutto forse anche di una maggior convinzione, di una maggior interpretazione del ruolo. È stata una bella sorpresa Domenico, Girardi, ma tutta la squadra. Io ho visto arrivare varie combinazioni sia la catena di destra che di sinistra, cross, non so quante volte avremmo calciato in porta, quindi che devo dire, oggi una partita perfetta. Senta, la partita forse è cambiata dopo l'espulsione di Cutrupi, lì dal punto di vista psicologico la sua squadra ha guadagnato qualcosina, al contrario del Taranto. Sicuramente con un uomo in più abbiamo guadagnato qualcosa, fino al momento il Taranto ci ha messo sotto in diverse occasioni, ma ripeto, per nostre disattenzioni, per nostra ingenuità, per nostri errati appoggi, perché magari ci siamo sbilanciati anche un po' tanto per poter raggiungere il pareggio.